comunicazioni che dovevano circolare solo tra diplomatici americani e che potrebbero imbarazzare non poco il governo di Roma. Per adesso sui possibili contenuti sono indiscrezioni e supposizioni. Forse le trattative per liberare ostaggi italiani in Iraq e in Afghanistan, come il giornalista Daniele Mastrogiacomo, trattative che Washington considera poco meno che un tradimento. Forse però anche comportamenti dell'attuale premier Berlusconi, considerati troppo indulgenti nei confronti della Russia, dell'amico Putin o della Libia, del frequente ospite Gheddafi. In gioco ci sono i vitali business dell'energia e del gas. Forse anche le vicende di Finmeccanica, colosso italiano dell'industria della difesa, con affari in mezzo mondo. Questioni delicatissime, interessi enormi, politici ed economici, tanto che secondo Fabio Ghioni, il più celebre hacker italiano, non si può escludere che WikiLeaks stia diventando anche terreno di scontro tra soggetti che non hanno come primo interesse la semplice ricerca della verità. Dietro a queste fughe di notizie, diciamo, chiamiamole così, ci possono essere organizzazioni internazionali di hacker, organizzazioni anche criminali come Russian Business Network, che si occupa anche di cose molto più pesanti, diciamo. Oppure singoli hacker che non sono d'accordo col sistema o vogliono denunciare abusi o quant'altro, però visto che è uno strumento di potere WikiLeaks, potrebbero anche esserci organizzazioni di intelligence che vogliono screditare altri paesi. Di certo un sito creato da Julian Assange funziona in modo estremamente sofisticato per sfuggire ai tentativi di metterlo a tacere. Non c'è un singolo documento che è memorizzato per intero in una postazione, ma ci sono batterie di computer in giro per il mondo che contengono frammenti di questi documenti. Questo li protegge anche da rogatori internazionali e dal fatto che qualcuno possa piombare in una sede, prendere un server e dire ok, ce li ho in mano. No? Non ce li...